Osare, crederci, tirare fuori attributi e qualità. Il momento è delicato, inutile negarlo. Da parecchie settimane la Roma sembra aver smarrito se stessa, nel gioco, nelle certezze e in parte anche nei risultati. Il brodino in Coppa Italia con l'Empoli può essere un punto di ripartenza. Ora però bisogna tornare a spingere come ai tempi d'oro, quando tutto, davvero tutto, sembrava promettere bene e la Roma viaggiava spedita verso i suoi grandi obiettivi. Essere nato nel lato del mondo che in fondo è... perfetto. Il rischio di svegliarsi definitivamente dal sogno c'è. Inizia il girone di ritorno e per la Juventus di Allegri è prevista un'altra gita casalinga senza patemi d'animo contro il Chievo. Domenica sera all'Artemio Franchi di Firenze la Roma scenderà in campo in uno stadio ostico e nemico, presumibilmente con un distacco di 8 punti dalla vetta. E sarà lì, proprio in quel frangente, che i giallorossi dovranno darsi e darci delle risposte chiare. Di fronte ci sarà la Fiorentina dei grandi ex, uno su tutti, Vincenzo Montella, fuori classe unico, ancora nei cuori di tanti romanisti. I gol, le esultanze e lo scudetto fanno però parte del passato. Oggi l'ex aeroplanino ha voglia di consolidare le ambizioni europee dei Viola, sesti in classifica a quota 30 punti, a meno 3 dalla coppia Napoli-Sampdoria. E per farlo ha bisogno di sfatare un tabù. Da allenatore, infatti, Montella non ha mai battuto la Roma. Due pareggi ai tempi del Catania, seguiti da 6 sconfitte consecutive, tutte maturate sulla panchina della Fiorentina, 5 in campionato e una in Coppa Italia. Il mister di Pomigliano d'Arco sembra aver ritrovato la giusta quadra dopo una prima parte di stagione piuttosto altalenante. Da un mese e mezzo Montella è tornato stabilmente alla difesa a 3, con 5 centrocampisti e 2 punte eterogenee. Dietro mancherà Savic, fermo per squalifica, al suo posto Tomovic, che farà compagnia agli argentini Gonzalo Rodriguez e Basanta. Tutti a protezione di Tatarusanu, promosso titolare in porta dopo l'esclusione di Neto, messo ai margini della rosa per via del mancato rinnovo contrattuale. Sulle fasce, Montella dovrebbe affidarsi alla fantasia di Joaquin e alla corsa di Capitan Pasquale, con Mati Fernandez e Borja Valero ai lati di Pizarro, altro ex dal dente particolarmente avvelenato. In attacco, Cuadrado assisterà il ritrovato Mario Gomez, autore di una doppietta nel match di Coppa Italia contro l'Atalanta. Occhio alle possibili soluzioni in panchina, due su tutte, il neoacquisto Diamanti ed il centravanti senegalese Kuma El Babacar, goleador principe della Fiorentina in campionato con 5 reti realizzate. Do you have the time to listen to me whine? Sull'opposto versante, Garcia sembra orientato ad escludere chi al momento appare fuori forma e fuori fase. Davanti a De Sanctis dovrebbero agire Florenzi, Manolas, Yangambiwai o Lebas. Riposo dunque per Maicon e Astori, entrambi in crisi di identità e rendimento. A centrocampo c'è l'ipotesi Rombo, con l'impiego contemporaneo dei quattro principi, Nainggolan, De Rossi, Strootman e Pjanic. In caso di mediana a tre, potrebbe essere il bosniaco a riposare, lasciando spazio in avanti alla fantasia di Turbe, Totti e Ljajic, con destro inizialmente in panchina. Al di là delle scelte sarà fondamentale l'atteggiamento. Sono questi i giorni più delicati, forse i giorni decisivi. La Roma di passi falsi ne ha già commessi. Sbagliare ancora vorrebbe dire quasi certamente abdicare in chiave scudetto. Dunque, poche chiacchiere, spazio ai fatti. Si vola a Firenze con un solo obiettivo, la vittoria. Se questa squadra è grande, deve dimostrarlo adesso.